Buonasera a tutti, bentrovati per questo nuovo episodio di Storia di Album. Nell'ultimo episodio siamo andati a trattare un album veramente, veramente strepitoso, come Samuele Bersani di Samuele Bersani. Quest'oggi invece torniamo indietro di circa 20 anni. Nel 1978 un cantautore riuscì a fare un cambio di rotta quasi totale nel suo stile. Lui era Fabrizio De André e questo è Rimini. Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! In questo album troviamo una formazione molto vasta e di grande livello. Fabrizio De André canta e suona la chitarra, poi troviamo le chitarre di Sergio Farina, Marco Zuccheddu e Gilberto Ziglioli, il basso di Bruno Crovetto, Giampiero Reverberi alle tastiere, Tullio De Piscopo alla batteria, Mario Battaina alla fisarmonica, Luigi Bernardi, Attilio Caseiro al mandolino, Riccardo Pellegrino al violino, Giuliano Bernicchi alla tromba, Virginio Bianchi e Marino Pomarico, Ocarina e Fagotto. Wanda Radicchi nell'Esposito ai Cori, oltre alla strepitosa voce in un duetto della moglie di De André, Dori Ghezzi. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Rimini è il nono album in studio del cantautore genovese Fabrizio De André, pubblicato nel 1978. L'album segna l'inizio di una nuova collaborazione per Faber, dopo quella con il cantautore romano Francesco De Gregori, che aveva portato alla nascita dell'album Canzoni del 1974. A partire da questo album, De André collaborò con Massimo Bubola, il quale ebbe il ruolo di coautore di tutti i brani. L'album è anche una svolta per De André dal punto di vista del sound, il quale si allontanò dalla canzone d'autore di tradizione francese e si avvicinò più al folk, italiano e soprattutto americano. Come tutti gli album del cantautore genovese, contiene alcuni riferimenti politici, soprattutto dopo le cocenti delusioni che avevano toccato De André negli anni 70. Inoltre i testi sono anche più malinconici e lirici, con un profilo crudo e aspro, e come novità nell'album vennero inserite addirittura due tracce strumentali. Mm.
Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva un dolore, riccioli neri. In questo album possiamo individuare alcune perle cantautorali della carriera di Fabrizio De André. Volta la carta è un brano che trae ispirazione per il testo da alcune filastrocche popolari e che presenta una marcata alternanza ritmica tra le strofe, più accentate e secche, e i ritornelli più sciolti. Andrea è un brano che può essere interpretato inizialmente come una canzone scritta contro la guerra, ma in realtà tratta il tema dell'amore omosessuale durante la Prima Guerra Mondiale. Il brano presenta alla perfezione il cambiamento di sound di De André, con questo mandolino che suona nell'intro e la chitarra che è più folk che cantautorale. Sally è un brano che la maggior parte delle persone confondono con la più celebre canzone di Vasco Rossi, pubblicata all'interno dell'album Nessun pericolo per te. Invece il brano di De André è un capolavoro. È un brano molto toccante, che presenta al suo interno anche il tema della fisarmonica suonata da Mauro Battaini, al suo ultimo album prima della pensione. Rimini è la traccia che dà il nome all'album ed è un brano molto toccante che tratta temi molto delicati come quello dell'aborto in maniera molto poetica, tipico della carriera e del canto di Fabrizio De André. Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione. O nel porto di New York, nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno. Le credo. Cosa possiamo dire di più su quest'album? Io non aggiungerei nulla. Lo considero un capolavoro. Lo considero uno dei migliori album di Fabrizio De André. Sicuramente uno dei migliori in studio. Dal vivo, secondo me, è superato da quello della PFM, che vediamo qua alle mie spalle, insieme proprio a Rimini. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Michele Drummer. Dai, raggiungiamo quota 500 iscritti entro la fine dell'anno. Lo so, ne mancano tanti, però un obiettivo. Vi ricordo che tutte le mattine pubblicherò una nuova dance cover, tutti i lunedì alle 21 un episodio di storia di album e tutti i sabato alle 19 un episodio di pillole musicali. Inoltre vi do un altro appuntamento. Giovedì, un nuovo concert review. Questa volta senza concert film, sarà solo concert review. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buona serata.